Giovanna Emilia de Villeneuve, Maria Alfonsina Daniel Gattas, Maria di Gesù Crocifisso e Maria Cristina dell'Immacolata Concezione. Quattro donne, anelli di una catena ininterrotta di generazioni di cristiani che attraverso i secoli hanno diffuso l'amore infinito del Padre Celeste. In una soleggiata piazza San Pietro, domenica, Papa Francesco ha donato alla Chiesa quattro nuove sante, suore che, proseguendo la missione degli Apostoli, hanno testimoniato la risurrezione di Cristo, soprattutto in quegli ambienti umani dove più forte è l'oblio di Dio e lo smarrimento dell'uomo. Questo è il segreto dei santi: dimorare in Cristo, uniti a Lui come i tralci alla vite, per portare molto frutto. E questo frutto non è altro che l'amore. Non si tratta di assumere una carica, ma un servizio. Così ha ricordato il Pontefice nell'omelia. Suor Giovanna Emilia de Villeneuve consacrò la sua vita a Dio e ai poveri, ai malati, ai carcerati, agli sfruttati. E Suor Maria Cristina Brando fu completamente conquistata dall'amore ardente per il Signore e dalla preghiera, dall'incontro cuore a cuore con Gesù risorto, presente nell'Eucaristia. Un aspetto essenziale della testimonianza da rendere al Signore risorto è l'unità tra di noi, Suoi discepoli, ad immagine di quella che sussiste tra Lui e il Padre. Da questo amore eterno tra il Padre e il Figlio, che si effonda in noi per mezzo dello Spirito Santo, prendono forza la nostra missione e la nostra comunione fraterna. Da esso scaturisce sempre nuovamente la gioia di seguire il Signore nella via della sua povertà, della sua verginità e della sua obbedienza. A risplendere nella santità anche due palestinesi, Suor Maria Boardi, che umile e illetterata seppe dare consigli e spiegazioni teologiche con estrema chiarezza, frutto del dialogo continuo con lo Spirito Santo, e si fece strumento di incontro e di comunione con il mondo musulmano, e Suor Maria Alfonsina Daniel Gattas, che offre un chiaro esempio di quanto sia importante renderci gli uni responsabili degli altri. Rimanere in Dio e nel suo amore per annunciare con la parola e con la vita la risurrezione di Gesù, testimoniando l'unità fra di noi e la carità verso tutti. Al termine della celebrazione, prima della recita del Regina Coeli, Papa Bergoglio ha chiesto a tutti, sull'esempio delle nuove sante, di essere segno di misericordia, di carità e di riconciliazione e di pregare per la delicata situazione in cui versa il Burundi. Ricordata anche la beatificazione, sabato a Venezia, del sacerdote Luigi Caburlotto, parroco, educatore e fondatore delle Figlie di San Giuseppe.